Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Questo è un video con alcune novità di Yves Rocher. Sono le novità che si trovano in questo album, che è l'album 11, valido fino al 9 settembre. Quindi, se avete una consulente di bellezza, approfittatene. E sono quelle che ho acquistato per me stessa, io per me stessa. Vi faccio vedere solo un prodotto che non ho acquistato, è una novità, è di una mia amica e ve lo faccio vedere perché io ho la versione precedente, che non è diversa solo nel packaging ma anche negli ingredienti. Ma andiamo con ordine. Sono oltre alla metà del deodorante alla melagrana, del roll-on alla melagrana. Quindi ho preso questo al tè verde della Cina. Questo dovrebbe avere una profumazione più fresca. La sento adesso insieme a voi. Sì, sa proprio di tè verde e quindi lo proverò e ne parleremo. Mi è già stato chiesto e avevo già intenzione di farlo, lo farò in questi giorni, un video su tutti i prodotti Yves Rocher che sto già utilizzando per sapere come mi sto trovando. Lo farò nei prossimi giorni. Se riuscissi, vorrei già farlo oggi, ma non ne sono sicura. Comunque, questo ha zero sali di alluminio e parabeni e costa 3,95 euro. Ho voluto provare anche uno dei loro burro cacao e ho preso questo qui al karité. Costano 2,50 euro. I packaging esterni sono veramente molto carini. Vi faccio vedere anche gli altri. Eccoli qui, sono veramente carini. Fra tutti però ne ho voluto provare uno che mi immagino sia neutro e quindi ho preso questo qui al burro di karité che adesso aprirò e più tardi inizierò ad utilizzare. Ha una profumazione molto buona e molto neutra, esattamente come speravo che fosse, quindi molto bene. Della linea all'argan e rosa, con il precedente ordine ho acquistato il bagno doccia e la crema corpo nel formato da 200 ml, il bagno doccia in quello da 400. L'unico altro prodotto appartenente a questa linea l'ho preso con quest'altro ordine perché volevo averla tutta ed è l'olio doccia che costa 5,95 euro. Sono 200 ml. Vi ricordo sempre che a me generalmente la profumazione della rosa non piace, ma questa qui, questa profumazione argan e rosa è veramente buonissima. C'è sempre da dire che non sono tutte le profumazioni di tutte le rose che non mi piacciono, ma soltanto credo una. E quindi questo qui l'ho preso per avere tutta la linea e sto già usando il bagno doccia e il latte corpo e mi piacciono tantissimo entrambi. Mi mancava questo e quindi ho voluto averli tutti e tre. Una delle novità di questo catalogo sono i nuovi tre gommage corpo. Eccoli qua, con il 98% di ingredienti di origine naturale e con il 100% di granuli vegetali. Allora, fino al catalogo precedente c'era soltanto questo levigante all'albicocca, ai noccioli di albicocca, e questo è quello nuovo, è questo è quello che c'era fino allo scorso album, che come vedete è diverso anche nel packaging. Andando a confrontare gli ingredienti mi sono accorta che ci sono delle differenze. Per esempio, mi è saltato all'occhio il fatto che in questo nuovo non ci sia l'alcol. Vi farò una foto di entrambi gli ingredienti e ve li metterò a paragone perché ci sono diverse differenze e quindi magari a qualcuno può interessare e ve li metto a paragone. Questo qui non è per me, io non l'ho preso avendo già questo da finire, però ho preso gli altri due. L'offerta in cosa consiste? Ovviamente ci sono i tre gommage a prezzi scontati rispetto al prezzo pieno, quindi 9,95 quello al carbone vegetale che è purificante e levigante.
Quello levigante e nutriente con burro di karité costano 9,95 anziché 12,95. Quello con il nocciolo di albicocca, che è soltanto levigante, costa 7,95 anziché 9,95. Quindi c'è una prima offerta sul costo, ma l'ulteriore offerta consiste nel fatto che acquistando uno di questi scrub si può scegliere uno di questi latte corpo con diverse funzioni ad un prezzo inferiore. Quindi ce ne sono 4 su 5 al costo di 4,95 euro anziché 9,95, e quello invece anticellulite che contiene mangostano al costo di 9,95 anziché 17,95. Quindi l'ho trovata un'offerta veramente molto interessante. Io ho preso due gommage e di conseguenza ho preso anche due latte corpo. Allora, ho preso ovviamente i due nuovi perché mi ispirano tantissimo e ripeto, io sono un amante dei gommage nel tubo. Questo quindi, dicevamo, è quello detox, che esfolia e purifica con all'interno carbone vegetale, ed è questo qui. Qui al dietro c'è l'indicazione con due pallini su tre per intensità. Eccolo qua. Adesso che ve li ho fatti vedere, finalmente li potrò usare. L'altro scrub è quello che esfolia e nutre con burro di karité. Il burro di karité è un ingrediente che a me nei prodotti per il corpo piace moltissimo. Infatti questo è indicato come gommage ricco per il corpo, che esfolia ed ammorbidisce. Sono tutti packaging da 150 ml. Anche questo come intensità, due pallini su tre. Tutti e tre hanno una formula facilmente biodegradabile e il 98% di ingredienti di origine naturale. Sono super 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 curiosa, ovviamente continuerò ad utilizzare anche questo con nocciolo di albicocca, che comunque mi piace tanto, ve lo anticipo, anche se lo ritroverete nell'altro video, ma non vedo l'ora anche di usare gli altri due. In abbinata ad un costo molto più basso, come latte corpo ho preso quello riparazione con, indovinate un po', burro di karité per pelli molto secche. Eccolo qua, e questo qui, sono 200 ml, contiene la confezione contiene il 25% in meno di plastica, ed avendo io la pelle soprattutto delle gambe secchissima, proprio tanto 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 secca, ho voluto provare anche questo che mi ispira tantissimo, anche perché è il burro di karité. Mentre per dare un colpo al cerchio e uno alla botte e cercare di non soccombere proprio all'età e all'inattività, che speriamo duri ancora poco, l'altro latte che ho preso in abbinata al secondo scrub è quello idratante ma anche rassodante, ed eccolo qua, che è rassodante perché tra le varie contiene centella asiatica. Questa formula contiene più del 90% di ingredienti di origine naturale e, come l'altra, ha il 25% di plastica in meno nel flacone. Questo invece contiene più dell'88% di ingredienti di origine naturale, però comunque poco cambia. Infine vi mostro questa mini taglia, comunque da 50 ml, di shampoo specifico per capelli colorati e senza solfati, che ho acquistato per le mie amiche clienti che acquistano da me e per darlo loro in omaggio. Ne ho già utilizzato, ne ho un altro in bagno che ho già utilizzato, e vi posso dire che mi piace, mi è piaciuto molto. Come prima impressione mi è piaciuto molto. Altra offerta che vi segnalo sull'album 11 è che acquistando un sapone mani, il secondo si acquista a 2 euro. Che secondo me, se vi piacciono i saponi mani di Yves Rocher, può essere una cosa molto molto carina, e un'offerta di cui approfittare. In più sono usciti i nuovi matitoni labbra con olio di camelia e burro di karité,
Sono dei matitoni glossy nutrienti che sono usciti in 10 nuove colorazioni. Ci sono dei set viso molto interessanti, vi mostro questo della linea Hydra Vegetal con il gel detergente più la crema ricca, entrambi al costo di 11,95 euro, o sempre a 11,95 euro il gel detergente più il gel più la crema gel che io ho, idratazione non stop, appunto tutti e due 11,95 euro. Quindi non ci sono soltanto queste, ci sono anche molte altre offerte. Se avete una consulente chiedete, altrimenti andate in negozio, le offerte so che non sono le stesse, però sicuramente c'è qualcosa di interessante anche in negozio. Questo è tutto, grazie se siete arrivati alla fine di questo video, ditemi se tra questi prodotti c'è qualche cosa che voi avete già provato e che vi piace o non vi piace particolarmente. Con questo io vi mando un caro saluto, come sempre se vi va iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e attivate la campanella se volete essere avvisati quando pubblico un nuovo video. Grazie, grazie, grazie a tutti, alla prossima, ciao!